Buonasera. Forze dell'ordine al lavoro per cercare di risalire all'autore della spaccata verificatasi nella notte tra sabato e domenica nel bar della parrocchia di Madonna di Sotto. Elementi utili sono emersi dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che mostrano un giovane di carnagione chiara rompere il vetro della porta del locale con una spranga. Il furto non è andato a segno perché il malvivente è stato messo in fuga dall'allarme e se n'è andato a mani vuote poco prima che arrivassero i carabinieri. Il prossimo 8 e 9 novembre il progetto Ma basta al bullismo farà tappa nella scuola media Ruini. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra Fuoricampo 11 e la Onlus Ma Basta, movimento antibullismo animato da studenti e adolescenti, si pone come obiettivo quello di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Il raggiungimento dello scopo verrà certificato attraverso la compilazione di un modulo tramite il quale gli studenti testimonieranno l'assenza del fenomeno nella propria classe, la quale riceverà la locandina di classe debullizzata. Ed ora la nostra pagina sportiva. Esordio casalingo positivo per BSC Materials Sassuolo, che ieri, dopo una gara combattuta, ha vinto al tie-break contro Brescia. Mister, seconda gara della stagione, diciamo che anche questa partita è durata ben oltre le 2 ore, segno che si ha tanta voglia di vincere, ma anche che il livello è molto alto. Sì, anche che il fisico funziona, nel senso che bisogna dare i meriti anche a chi lavora. Qui dobbiamo fare i complimenti al preparatore, perché se duriamo 5-7, secondo me potremmo ancora giocarne uno così. Fisicamente vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro estivo, duro, durissimo, quindi poi dovremo stare attenti quando avremo un po' di calo. E la mente è forte, quello che insisto con loro, e sono stato un po' pesante all'inizio stagione con loro, è che prima alleniamo la testa e poi alleniamo tutto il resto. E loro ci sono stati, un gruppo che c'è stato subito, che non è facile. Non è facile, però anche oggi, dopo 5-7, avete portato a casa la vittoria. Sì, noi abbiamo la fortuna che reagiamo quando ce n'è bisogno, quindi abbiamo un buon gioco perché non è ancora il nostro livello, ma è un buon gioco, quindi veloce, un palleggiatore che fa girare la squadra bene, grande bagger. Ma soprattutto abbiamo la capacità di reagire quando le cose sono dure, che è una cosa che hanno poche squadre. Negli anni che alleno, non è che tutte le squadre che ho avuto avevano questa caratteristica. Loro da subito hanno questa capacità di possono anche partire male, e stasera non è che sono partite male. Brescia è una corazzata impressionante, ma loro riescono a stare in gara e come si presenta l'occasione la sfruttano. Sì, diciamo che secondo me il concetto più o meno è quello degli altri anni, nel senso che il bello per me di lavorare qua a Sassuolo, per cui sto da Dio, è che rischiamo sempre le pene, nel senso ci prendiamo sempre dei grandi rischi nel fare la formazione, per cui allora sono dei talenti, ma due esordienti in campo in A2, no? Una di 16 anni, una di 18, non è che proprio tutti lo fanno. Noi queste sfide qua ci piacciono tanto. Dopodiché i giocatori che abbiamo fatto arrivare sono buoni, sono decisamente buoni, con una testa forte, per cui abbiamo fatto un passettino avanti. Non abbiamo fatto niente e non siamo a livello di queste corazzate qua. Però, come ha detto loro, se noi riusciamo a mettere in gioco alcune componenti che abbiamo, possiamo giocarcela anche con squadre come queste che oggettivamente sulla carta sono più attrezzati di noi. Fine settimana negativo per i colori neroverdi. Sabato la squadra di mister Alessio Dionisi ha incassato il poker della capolista Napoli allo stadio Maradona. Ieri invece la Primavera ha perso l'imbattibilità in campionato, che resisteva da 9 giornate, perdendo 4-2 in casa del Cagliari. Pareggio amaro infine per il Sassuolo femminile, che ieri nello scontro salvezza sul campo del Como si è fatto raggiungere sul risultato di 2-2 nei minuti di recupero, rinviando l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Infine il tennis, con lo Sporting Club Sassuolo che esulta tra le mura amiche. Ieri la formazione di Serie 1 maschile sassolese ha vinto 4-2 contro il TC Prato, raccogliendo i primi punti stagionali. Già domani si tornerà in campo per la terza giornata dei gironi, con lo Sporting che ospiterà il club di Via Vandelli, il CT Vela Messina. Ingresso libero con inizio degli incontri previsto per le ore 10. E con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione. Dalla redazione di Sassuolo Oggi, l'augurio di una buona serata. A mercoledì.